di salario minimo, perché riteniamo che io ho voluto dare come titolo a questa conferenza la dignità del lavoro passa dal salario minimo, perché a volte ci viene raccontato che parlare di salari è superfluo, che noi in Italia tutto sommato abbiamo una contrattazione collettiva che protegge i salari dei nostri lavoratori. Quello che non viene detto però è che noi abbiamo quasi 1000 contratti registrati in contrattazione collettiva e molti di questi contratti sono sotto soglia. Abbiamo la maggior parte dei contratti che sono scaduti da anni e devono essere rinnovati, e per questo motivo tra le proposte prioritarie che io direi le forze di opposizione, perché poi il fronte progressista sul tema del salario minimo è riuscito a trovare una sua unità in questa legislatura, tanto da aver depositato una proposta di legge con le firme congiunte che è stata discussa e purtroppo bocciata a dicembre di quest'anno in commissione lavoro alla Camera, e questa proposta di legge viene in realtà da una proposta che come Movimento 5 Stelle portiamo avanti già dalla scorsa legislatura e che ha come obiettivo principale mettere una soglia minima al di sotto della quale non si può scendere quando si parla di contratti di lavoro, e la soglia minima è di 9 euro lordi l'ora. Questo perché riteniamo che quello di avere un salario dignitoso sia un punto di partenza fondamentale per un paese che vuole essere un paese sempre più all'avanguardia, un paese che vuole essere al passo con gli altri paesi europei, e la maggioranza dei paesi europei ha il salario minimo, tranne pochissimi paesi che sono paesi del nord Europa che sicuramente non hanno un problema salariale, la Svezia, la Finlandia. Questo perché in realtà durante la discussione che è andata avanti per mesi alla Camera sono state fatte delle audizioni importanti, e i numeri presentati in quelle audizioni di fatto ci hanno detto che noi avevamo ragione. Secondo i dati che ha presentato l'Istat in commissione lavoro alla Camera, il salario minimo di 9 euro lordi comporterebbe un incremento della retribuzione per oltre 3 milioni di rapporti di lavoro.